Siamo con uno scrittore emergente, Pierluigi Pieretti. Buonasera Pierluigi. Buonasera a tutti gli spettatori di Canale 25, e sono molto contento e onorato di fare questa intervista con voi. Grazie Pierluigi, siamo qui al compleanno di una cara amica, la valletta di Biscardi, Giorgia Viero. Sì, Giorgia Viero, detta anche la Biscardina, perché ormai sono tre edizioni che affianca il mitico Aldo al processo, e questo è un motivo anche, diciamo, d'orgoglio per me, perché l'ho vista crescere, lei stava al liceo con me. Praticamente... La chiamiamo un attimo, Biscardina, prego. Ecco la Biscardina, che è una Biscardona più che una Biscardina. Ecco. E io sono molto orgoglioso, perché lei ha dimostrato di essere un'artista completa e poliedrica, parla quattro lingue e farà tanta strada questa ragazza. Vabbè, ma noi... Allora, io ti ho... Piero, vero che io siamo lascio. Amici d'infanzia, io sono cresciuta con lui al San Giuseppe, alla scuola, abbiamo fatto quarto e quinto ginnasio insieme, veramente un amico straordinario, sono felicissima di averlo qui. Sì, sì. Fa delle poesie dolcissime. Se vuoi, volete continuare a descrivere quello che lui scrive. Ok, vai. Allora, vai. Io ringrazio l'intervistatore precedente, ringrazio anche a te, sono onorato di fare questa intervista. E allora, io stavo raccontando del libro che si chiama Pensieri e poesie di un ragazzo qualunque. Il libro è edito da Edizioni Andromeda, è uscito l'anno scorso e parla di temi che non vi ha mai raccontato nessuno come li racconto io, senza falsa modestia. Io vi svelo praticamente la politica come nessuno l'ha mai raccontata, quello che bisognerebbe fare, ossia abbassare l'evasione fiscale, abbassare la pressione fiscale, contrastare veramente i parlamentari e dimezzare il numero, perché è incredibile comunque quanto abbiano approfittato di noi italiani, perché bisogna veramente dimezzare il loro numero, i loro salari, abbassare la pressione fiscale, contrastare l'evasione, veramente aumentare i salari e le pensioni ai cittadini. Questo è il primo intervento che secondo me va fatto. Il secondo intervento credo che sia quello veramente di trasformare le periferie, fare un programma di recupero urbano, di riqualificazione degli spazi, e credo che comunque si debba dare veramente spazio ai cittadini. Terzo punto. Arrivano le cene intanto. Tanto arrivano le cene, perfetto, grande Alessandro. Credo che sia importantissimo soprattutto fare in modo che credere nell'orgoglio italiano ed essere veramente orgogliosi del paese a cui apparteniamo. Bravo, e quindi il libro è disponibile su edizioniandromeda.com e libreriouniversitaria.it. Compratelo e sarà un'autentica sorpresa per tutti voi. E allora, bravissimo, un futuro conduttore Pierluigi, io sono felicissima che tu sei venuto a farmi gli auguri, sono felicissima e spero che i nostri amici di Canale 25 possano veramente acquistare il tuo libro, che è veramente un libro esplosivo, quindi mi raccomando, libro. Grazie. Di Pierluigi, ricordiamo il titolo? Pensieri e poesie di un ragazzo qualunque, edito da Edizioni Andromeda, e vorrei lanciare anche un appello per il derby di domani. Bravo. Che vinca il migliore, ma soprattutto un derby senza violenza, non fate veramente cavolate, andate allo stadio, usate il buon senso con le famiglie e state tranquilli, che alla fine il calcio è uno sport sano e bisogna quindi isolare gli estremismi e ogni tipo di violenza. Grazie.